Hey guys, benvenuti nella mia nighttime routine. Anche la mia routine della sera cambia in base all'orario che faccio al lavoro. Oggi ho finito di lavorare alle 8, quindi ho cenato appena sono tornata a casa. Appena arrivo in camera, la prima cosa che faccio è sistemare giubbotto, borsa, sciarpe varie, altrimenti so che se le appoggio da qualche parte resteranno in giro per sempre. E poi ovviamente arriva il momento di salutare Pancake, che di solito è contento di ricevere un po' di coccole, ma soprattutto è contento di poter cenare. Prima di fare qualsiasi altra cosa devo togliermi i capelli dalla faccia. Quelli di voi che mi seguono da un po' sanno che non li sopporto, e soprattutto struccarmi. Esiste una sensazione più bella al mondo di togliersi le ciglia finte? Io non credo. Per struccarmi di solito uso prima l'acqua micellare per togliere la maggior parte del make-up e poi uso il mio gel detergente preferito. Se volete vedere la mia skincare routine, vi lascio direttamente il link sotto nella info box. Dopo essermi struccata è ora di una bella doccia calda per togliermi questo gelo invernale di dosso e poi è ora di mettermi un bel pigiama comodo e di lavarmi i denti. Questa sera ho deciso di farmi una bella maschera, ho scelto la Glam Glow Thirsty Mud, visto che la mia pelle è particolarmente secca in questo periodo. E il profumo di questa maschera? Vogliamo parlarne? Se non avete ancora sentito il profumo di questa maschera, fatemi un favore, andate da Sephora, aprite questa maschera, sentite l'odore e poi mi fate sapere che cosa ne pensate, grazie. La cosa che preferisco di questa maschera è il fatto di poterla lasciare su anche mentre dormo, senza dovermi alzare dal letto per andare a toglierla. Vabbè, mi avete capito. Tra parentesi, questo video non è in alcun modo sponsorizzato da Glam Glow o da nessun altro. Anche se mi farebbe piacere, Glam Glow, se ti va, adoro le tue maschere, contattami, sentiamoci, grazie, ciao, buona serata. Prima di entrare nel letto mi preparo un bel tè caldo. Questo è un calendario dell'avvento pieno di tè, ma siccome sono rimasta indietro, ora posso scegliere quello che voglio. Questa sera ho scelto tè bianco con citronella, cacao, zenzero, cocco e frutto della passione. E poi ovviamente devo per forza accendere delle candele, perché d'inverno adoro l'atmosfera che crea una bella candela profumata, un tè caldo, una coperta, un bel film. Non penso di essere l'unica a pensarla così. Finalmente è ora di lanciarsi nel letto, per poi rendermi conto che ho finito l'acqua e devo andare a riempire la bottiglia. Se c'è una cosa che c'è proprio sempre nella mia routine della sera è proprio questa. Di solito prima di dormire guardo un po' di TV oppure guardo qualche video su YouTube. In queste poche settimane che mancano a Natale ho deciso di guardare un film natalizio ogni sera, ma questa volta ho beccato il film del Libro della Giungla su Sky e ho deciso di guardare quello. E comunque a me ancora non sta bene che abbiano cambiato le parole delle canzoni rispetto al cartone animato. Disney, abbiamo un problema. Dopo aver mandato la buonanotte al mio ragazzo, è ora di dormire. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, thank you so much for watching e ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!